Presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Vergine di Marina di Gioiosa Ionica si è tenuto l'incontro Junchi e l'agro gioiosano dal Medioevo all'età moderna, testimonianze e prospettive di ricerca storica. La manifestazione ha potuto vantare della conversazione pubblica con lo storico professor Vincenzo Naimo. L'evento è stato organizzato con il patrocinio del Circolo di Studi Storici Le Calabrie. No, questa sera si parla delle vicende storiche di questo territorio, in particolare anche di questo antico casale di Gioiosa, Junchi, sorto presumibilmente in età medievale e vissuto per parecchi secoli, ancora tuttora in vita, sebbene forse in parte spopolato. E quindi si farà un'introduzione, diciamo, sul territorio, sull'assetto del territorio in età medievale. In età alto medievale, basso medievale e poi in età moderna, cercando anche di ricostruire la genesi, diciamo, di questo e di altri villaggi esistenti nei dintorni e capire come sono nati, quali sono, diciamo, le cause della fondazione, legata ovviamente a necessità e a circostanze connesse alla storia degli stessi luoghi in cui ovviamente i casali o gli abitati, che dir si voglia, insistono. Dunque, sarà un tornare indietro nel tempo, cercando in fondo di rintracciare le radici del popolamento di questo territorio, un territorio naturalmente, come tutta la Calabria e tutta l'Italia, in fondo, un territorio che ha una storia plurimillenaria. Zona di Junchi, che non sembra riferibile, i cui territori non sembrano riferibili a possedimenti di monasteri, possa essere quella parte di territorio controllato dal vescovo di Gerace. Perché? Perché ci sono degli indizi, più che degli indizi, cioè ci sono delle certezze. Il fatto che i territori limitrofi erano controllati dal vescovo e siccome non ci sono documenti, almeno per ora, che attestano che la zona di Junchi o di Pisdarello fosse controllata da monasteri, io tendo a ipotizzare il fatto che questa zona fosse invece pertinente, cioè controllata dalla mensa vescovile di Gerace. Tant'è vero che dopo, con l'avvento della feudalità, dei primi feudatari, il vescovo di Gerace saranno usurpati dai feudatari alcuni terreni e fra questi appunto il feudo di Donna Doppido, detto Panaia, che era la zona qui di, insomma, di Furro, si chiama mi pare, Sciondolarica, eccetera, e poi anche altri come il Cerchietto che sarà anche usurpato al vescovo da vari feudatari grotteresi.